Poracci, bentornati sul mio canale. Oggi un unboxing molto importante, non per il contenuto della confezione, perché si tratta di un'edizione standard, ma più che altro perché andremo ad aprire, con un giorno di anticipo rispetto alla data di rilascio ufficiale, uno dei giochi, anzi l'ultimo gioco più atteso per Nintendo Switch da parte di Nintendo stessa per questo 2020. Sto parlando ovviamente di Paper Mario di Origami King, l'ultimo episodio della saga di Paper Mario che speriamo possa riportare la serie agli antichi fasti. Faccio questo video comunque per darvi la testimonianza che il Day One è stato rotto da GameStop, quindi se avete il gioco in prenotazione potete andare in negozio e chiedere già di farvi dare la vostra copia con 24 ore di anticipo rispetto all'uscita ufficiale, quindi anticipando anche chi ha prenotato in digitale il gioco. Insomma, è una bella cosa. Anche Amazon probabilmente sta spedendo. Vediamo il retro della copertina. Il piano del re degli origami è trasformare il mondo di Mario in un nuovo regno degli origami. Questo degli origami è ovviamente il tema che attraversa tutto il gameplay e anche lo stile grafico di questo nuovo Paper Mario. Straccia i sogni di Re Olli, salva la principessa Peach e il mondo intero. La classica quest di Mario, salva la principessa, salva il mondo. E allinea i nemici e sistemali tutti assieme con attacchi a 360 gradi. E speriamo che effettivamente i combattimenti riescano a catturare lo spirito di episodi come quello per Nintendo 64 e il portale millenario per GameCube. Anche se purtroppo, avendo visto un po' di anteprime, avendo letto qualche recensione, ho come l'impressione che questo qua sarà un titolo molto più orientato verso dinamiche puzzle piuttosto che incorporare elementi da JRPG. Comunque, togliamo il seal Nintendo, sbustiamo, scartiamo e vediamo se la confezione riserva qualche sorpresa. Assolutamente no, vuotissima come tutte le confezioni di Nintendo Switch, però c'è da dire che l'artwork che ricopre l'interno della custodia è molto figo e presenta un po' tutto il cast di personaggi e nemici principalmente in versione origami. Abbiamo la schedina di gioco e nient'altro. Quindi ragazzi, sono curiosissimo di provarlo. Nel caso vi consiglio assolutamente di recuperare anche la mia recensione di Bug Fables, che può essere un'ottima alternativa, molto più orientata verso il JRPG rispetto a questo Paper Mario di Origami King. E ci vediamo stasera in live, direi verso le 21:30, per provarlo insieme. E vedremo la prima oretta di gioco, così magari riuscite anche a farvi un'idea se questo titolo vi può piacere o meno. Mi raccomando, se questo video vi è tornato utile in qualche modo, magari per reclamare la vostra copia in prenotazione da GameStop, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Vi aspetto inoltre nei commenti per sapere se prenderete questo gioco oppure se preferite aspettare per capire se effettivamente può incontrare i vostri gusti da videogiocatori. Poracci! Io sono il Poro Michele, Origami, ciao!